Oh, bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube Dress to Punks. Oggi è giorno numero 55 di questo mio diario di quarantena e vi parlerò di una compilation molto particolare che per la mia generazione ha avuto una grandissima importanza, o meglio il sampler del primo speciale punk di Rock Sound uscito nel gennaio del 1999. Sì, ti dico subito che se ti sembra strana la mia copia è normale perché l'ho messo dentro Jewel Box, ma il sampler all'epoca usciva in bustina cartonata. È che ci tenevo talmente tanto a questa uscita che gli ho voluto mettere una confezione un po' migliore in modo da aggiungerlo alla mia collezione, che sono un maniaco, già questo immagino che tu lo sapessi. Allora, quindi parliamo un po' dello speciale punk di Rock Sound. E oggi con me ho proprio tra le mani la rivista. Sono passati più di 21 anni dalla sua uscita, l'ho letta centinaia di volte, ma ancora presenta piuttosto bene. NoFX in copertina, e questa rivista per la mia generazione fu un grande punto di riferimento. Già Rock Sound era una delle riviste che all'epoca compravo perché aveva recensioni punk e molto spesso veniva trattato l'argomento con interviste a gruppi eccetera, ed era forse una delle riviste migliori per gli appassionati di punk, anche perché oltre alle fanzine che in quegli anni spopolavano ma non erano facilissime da recuperare, si potevano trovare delle recensioni di dischi punk rock in qualche rivista metal come Hard, ma non c'erano mai approfondimenti. Ma visto il crescente interesse che c'era in quegli anni, Rock Sound, a partire dal gennaio del 1999, decise di dedicare uno speciale che mi pare uscisse a cadenza di qualche mese, proprio dedicato alla musica punk rock. E queste riviste per noi erano una vera manna dal cielo, anche perché al suo interno aveva dei veri e propri speciali divisi per etichetta discografica. Questo primo numero per esempio è diviso a capitoli, dove vengono trattate prima la Fat Wreck, Paul Epitaph, Burning Earth, e poi un grandissimo focus ogni numero sulle band italiane. In questo modo potevi avere notizie più tangibili su quello che stava succedendo all'interno della scena, soprattutto per chi come me, all'epoca avevo già visto diversi concerti, ma essendo un ragazzino di 16 anni di provincia, riviste come queste mi facevano sentire un po' meno tagliato fuori. Peccato che qualche intervista non fosse proprio precisa, per esempio in questo numero che ebbe grandissima distribuzione c'è un'intervista in NoFX dove Fat Mike fa una dichiarazione dove dice che la band si sarebbe sciolta a di lì a breve, cosa che non ho riscontrato da nessun'altra parte, quindi probabilmente fu un grave errore dell'intervistatore che forse non aveva capito la risposta o non aveva capito che Fat Mike come al solito stava cazzeggiando. Oltre agli articoli e alle interviste c'erano anche degli approfondimenti come questo dove si parla di libri a tema punk rock e fa conto fu qua che decisi di comprare Costrette e Sanguinare, libro che se segui questo vlog sai che per me ha un'importanza fondamentale. Inoltre alla fine della rivista c'era questo approfondimento dove si faceva il giro del punk in 44 dischi, dove ti diceva un po' i capisaldi del genere a partire dalla fine degli anni 70 fino ad arrivare a fine anni 90. Quindi era una risorsa molto molto utile anche per chi voleva in qualche modo approcciarsi al genere. Allegato alla rivista c'era sempre questo CD, rivista più CD costava 9.900 lire, che era un prezzo, sì, forse non bassissimo, ma abbordabile, perché avevi sia la rivista che poi un CD, che all'epoca non era facile trovare CD a prezzi economici. E questo primo sampler è qualcosa di clamoroso, cioè ci sono pezzi come Displaced the Descendants, My Girlfriend's Dead dei Vandals, per poi passare a dinamiche di cancellamento dei Sottopressione, Speed of Mutation degli Screeching Weasel, Shandor, Millencolin, Undeclinable Ambuscade, insomma, era veramente una miniera d'oro dove poter scoprire band nuove o sentire anticipazioni su band che già conoscevi, ma all'interno di questo sampler spesso c'erano pezzi in anteprima su quelli che sarebbero stati i dischi che poi sarebbero usciti. Quindi big up per Rock Sound per il suo speciale punk. Rock Sound, tra l'altro, rivista che avevo detto anche nella live di Twitch che ho fatto recentemente, sono arrivato a scrivere negli ultimi anni nella quale è stata pubblicata e per me fu una grandissima soddisfazione.
anche perché fu per me un po' la chiusura di un cerchio, una delle riviste che aveva contribuito molto alla mia formazione musicale e poi mi aveva visto come contributore, e di questa partecipazione ne sono tuttora molto molto contento. Ancora quando leggo la prefazione di questo numero, dove viene citato Cyrus dei Guerrieri della Notte, dove dice: avete provato a contarvi, io dico che il futuro sarà nostro se solo riusciamo a contarci, mi fa venire ancora i brividi, sì, e parla di un periodo molto lontano da quello che stiamo vivendo oggi. Qui la scena punk stava vivendo una nuova giovinezza e c'era tantissimo fermento. E chi ha vissuto quegli anni molto probabilmente tuttora ha ancora nel cuore il genere. Lo vedo bene dai frequentatori di questo canale, che c'è una grande fetta di miei coetanei e quindi che sono cresciuti con le mie stesse influenze, leggendo le mie stesse riviste. Quindi Rocksound, grazie mille per questi speciali punk che sono stati fondamentali. Sti giorni sono stato a casa dei miei genitori e ho ritrovato praticamente tutti i vecchi numeri, quindi se qualcuno di voi volesse leggere qualche intervista eccetera, mi contatti che gli mando le foto eccetera, che ci sta pur sempre. E quanto a noi ragazzi, grazie per aver visto questa puntata. Se gli argomenti che tratto ti possono interessare, ti invito ad iscriverti. E quanto a noi ragazzi, ci becchiamo come al solito molto molto presto, dai. Yeah.